Venerdì 10 dicembre. Le notizie del TG Ora, ancora veleni sulla curia di Napoli e di qualche giorno fa una lunga lettera inviata presso la sede arcivescovile di Largo Donna Regina, nella quale si raccontano una serie di vicende a luci rosse che riguarderebbero due parroci attualmente in carica nella città di Napoli. Due pagine di racconto estremamente dettagliato, nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono scritte da un giovane che si firma Marco M. di Teverola, omosessuale, escort di professione con una particolare predilizione per i clienti sacerdoti. Pagine velenose finite all'attenzione della Guardia di Finanza da mesi al lavoro su analoghi casi di festini a luci rosse che hanno fatto scattare anche indagini interne alla Curia. C'è poco da discutere, la legge è legge, va rispettata. Luisa Francese, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, chiarissima sulla linea da seguire riguardo la questione degli studenti delle scuole medie che non potranno più tornare a casa da soli. Del resto, la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli si è espressa con altrettanta chiarezza facendo riferimento a una sentenza della Cassazione che spazza via dubbi, polemiche e perplessità, condannando preside e docente dell'ultima ora della mattina per non aver affidato ad un adulto un ragazzino morto 15 anni fa sotto una scuola bus. L'USB ha deciso di ritirarsi dal protocollo d'intesa siglato con il Comune di Napoli per evitare il fallimento. ANM ha proclamato uno sciopero generale per venerdì 10 novembre. Questa è la decisione presa dall'Unione Sindacale di Base dopo le consultazioni con i lavoratori ai quali è stata sottoposta l'ipotesi di accordo. Nel testo firmato lo scorso 20 ottobre tutte le sigle sindacali si erano riservate di far valutare i contenuti ai lavoratori entro il 30 ottobre. I rappresentanti del coordinamento regionale dell'esecutivo provinciale dell'USB hanno definito il protocollo un documento carico di belle parole e annunci di intenti in assenza di un reale piano economico. Racket a imprenditori ortofrutticoli per sostenere i carcerati, questa è la richiesta che veniva fatta da alcuni operatori all'ingrosso di Afragola in provincia di Napoli. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini ritenuti vicini al gruppo camorristico dei Moggia, già fermati tre settimane fa su provvedimento emesso dalla DDA di Napoli. L'ordinanza emessa ora dal GIP di Napoli è stata loro notificata nel centro penitenziario di Secondigliano dove i tre si trovano. Si tratta di tentata estorsione aggravata da finalità mafiose. Sono finiti in carcere per le minacce proferite nei confronti dei titolari di un ingrosso di frutta e verdura che avrebbero dovuto sborsare 12.500 euro per continuare a lavorare tranquillamente e per sostenere i carcerati. Momenti di paura, scene da film, ieri sera in pieno centro storico a Mondragone, in provincia di Caserta, l'esplosione di una bombola del gas ha provocato un violento incendio in un'abitazione in via Gorizia. Al momento dello scoppio nella casa si trovavano tre persone, un uomo di 44 anni con la madre e la zia. L'uomo ha dapprima messo in salvo le due familiari e poi per sottrarsi alle fiamme si è lanciato da un balcone, ha riportato ustioni di primo grado in varie parti del corpo e una intossicazione da fumo. Al momento è ricoverato presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme e contenere l'incendio e i carabinieri della locale compagnia. Incidente stradale a Casoria, in provincia di Napoli, accaduto intorno alle 5.30 di questa mattina in via Boccaccio, la strada che dalla stazione ferroviaria di Piazza Dante conduce agli svincoli autostradali e all'asse di supporto. Un uomo ha perso il controllo dell'auto, forse per l'alta velocità e la scarsa visibilità, e si è schiantato violentemente contro un muro di recinzione ed è morto sul colpo. Sul posto i vigili urbani e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Sono state licenziate le infermiere considerate le responsabili dello scambio delle neonate alla clinica Malzoni di Avellino. Dopo i giorni di sospensione sono arrivati anche i pesanti provvedimenti con l'interruzione del rapporto lavorativo. Le responsabilità sono state addebitate alle infermiere presenti al momento dello scambio delle due bambine non affidate per 48 ore alle madri naturali. Le motivazioni del licenziamento per la clinica di via Carmelo Enrico sarebbero dovute al venir meno del rapporto fiduciario. Le due infermiere si sono già rivolte al sindacato per impugnare il licenziamento e presentare ricorso d'urgenza dinanzi al giudice del lavoro. Durante alcuni controlli all'interno di un capannone, i carabinieri di Saviano, in provincia di Napoli, hanno rinvenuto due autovetture provento di furto. Si tratta di una 500X rubata pochi giorni prima a Portici e di una Peugeot 2008 rubata a San Sebastiano al Vesuvio. I militari dell'arma hanno denunciato per ricettazione l'affittuario, un 44enne di Fermo, già noto alle forze dell'ordine. Successivamente, anche grazie all'intervento di personale Enel, è stato accertato che nel capannone si consumava il furto di energia elettrica mediante un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica. L'area è stata sottoposta a sequestro, mentre le auto rubate sono state restituite ai proprietari.
c'è grande entusiasmo per la sfida di Serie A del Napoli contro il Sassuolo in programma domani alle ore 15 allo Stadio San Paolo. Saranno almeno 50.000 gli spettatori che riempiranno l'impianto di Fuorigrotta e andranno ad affiancarsi ai 49.762 presenti una settimana fa contro l'Inter. E dopo 7 mesi di ora legale, stanotte tornerà l'ora solare. Alle 3 si dovranno spostare un'ora indietro le lancette degli orologi, lo ricorda Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, spiegando che dal 26 marzo 2017, grazie proprio a quell'ora quotidiana di luce in più, l'Italia ha risparmiato complessivamente 567 milioni di kilowattora, un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 320.000 tonnellate. Spostando in avanti le lancette di un'ora, si ritarda l'utilizzo della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1.